Michael con il suo sostegno per la padellina e ci facciamo un bel risotto in questo genere qua. Quindi abbiamo la vetta militare, eccola, ho già messo dentro l'acqua e il riso. Adesso bisogna accendere e mettere la pappa. Adesso qua bisogna creare questa parte. Ecco, questo è molto dentro qua. Questo qua poi andrà messo su un po'. E alla fine la nostra padellina. Allora, adesso andiamo a accendere. Mettiamo fuoco con una cosa e li acceso. Mettiamo la nostra padellina. A questo punto dobbiamo solo aspettare che tutto si cuocia. Fra poco vediamo. Il rumore che si sente purtroppo è una centrale idroelettrica qua vicina, siamo sul canale della Muzza. Il risottino continua a cuocere, bello tranquillo. Allora, sono passati circa 20 minuti e quindi la pappa dovrebbe essere pronta. Vediamo. Allora, questo lo appoggiamo. Adesso vediamo di spegnere il forno a letto. Questo. Il tappino ha un anello di plastica, per cui non l'ho messo sopra direttamente per non farlo colare. Adesso aspettiamo un po' che finisca la cottura e poi passiamo a mangiare e a spadellare. Cotto. Mi suggeriscono dalla regia che bisogna coprire, quindi copriamo e aspettiamo insieme ai tafani. Eccoli qua, sono venuti ospiti, a fra un po'. Allora, finiamo la regia.
l'accensione del fornellino, abbiamo già mangiato, ha fatto il suo dovere, appunto è servito per circa 22-25 minuti, il fumo che forse si vede l'abbiamo acceso perché qua è un po' pieno di mosche, speriamo che se ne vanno. Il consumo, vediamo se si riesce a vedere, non è stato eccessivo, ce n'è ancora metà barattolo, è comodo perché si può richiudere col suo coperchio e quindi non evapora, essendo poi in gel non c'è pericolo che si sparga in giro, è comodo il suo portapannellino. L'unica cosa che io ho aggiunto quella specie di piccolo braciere per metterlo dentro, in modo che usandolo insomma diciamo in un ambiente di bosco non ci sia pericolo che si rovescia o che le fiamme vadano in giro. È utile un piccolo parafiamma se c'è del vento, quanto anche prima qui vabbè, non è che ce ne fosse molto, però insomma po' usciva. Ovviamente dipende anche dalla padella che si mette sopra, perché io ho usato una gavetta e quindi non copre tutto praticamente il diametro del fornello. Con una padella di quelle rotonde normali che sta sopra, essendo a una distanza di questo genere, probabilmente anche con un po' d'aria non fa tempo a spandersi la fiamma troppo. Comunque ho anche una semplice vaschetta di quelle di alluminio per da frigorifero, praticamente aperta e pinzata sui bordi della padella, è in grado di coprire. Il costo, se non ricordo male, attorno ai 4 euro. La marca dovrebbe essere Miltec, e vediamo qua se si riesce a vedere. Si vede cosa c'è scritto e basta, direi che è comodo. Ecco, l'unica cosa magari il peso, cioè rispetto a un fornellino ad alcol magari fatto con una lattina di alluminio e una boccetta di alcol, ho l'impressione che questo sia parecchio più pesante, però c'è la comodità, ripeto, di poterlo aprire e chiudere. Quindi insomma diciamo se il peso non è un problema è senz'altro comodo. Ecco. Grazie, ciao, alla prossima recensione.